Incontriamo tanti cittadini nelle piazze, tante associazioni, adesso ci stiamo anche confrontando con gli avversari, notiamo tanta voglia di cambiamento, tanta gente che si avvicina a noi, scopre quello che abbiamo fatto, interessata per il microcredito, per le piccole e medie imprese, per il reddito di cittadinanza e quindi insomma ci fa ben sperare. Per entrambi gli antagonisti del centrodestra sono molto dispiaciuta di vedere questo teatrino davvero molto triste che stanno portando avanti, dimenticando i veri obiettivi della politica, che è la buona amministrazione, non certo la spartizione delle poltrone. Per quanto riguarda Adriana Poliportone, io le chiederò spiegazioni da come ha fatto a passare dal Io Sud a noi con Salvini. Me lo deve spiegare molto lentamente, perché davvero farò molta fatica a capirlo. Passiamo a Francesco Schittulli, sempre per il centrodestra. Cosa ne pensa? Ugualmente, vale quello che dicevo anche per Adriana Poliportone, sarei interessata di sapere cosa ha in mente per risolvere il problema ILVA, il problema trivellazioni, TAP, la disoccupazione, l'agricoltura, il disseccamento rapido. Invece li vedo in continuazione bisticciare, cambiare padrone da Berlusconi a Fitto, eccetera, senza darci purtroppo nessuna soluzione e nessuna dimostrazione di impegno. Michele Emiliano è un grande imbonitore. Dice che per la prima volta lui in Puglia ha portato la partecipazione diretta creando il programma dal basso ed è assolutamente falso perché siamo noi quelli che l'abbiamo portato per la prima volta qui in Puglia. Il PD aveva proposto al Movimento 5 Stelle, tempo fa un assessorato all'ambiente, ma la proposta è stata respinta. Cosa avete risposto? Sì, Michele Emiliano si è comportato e si sta comportando davvero attuando i meccanismi della vecchia politica, perché sta spartendo le poltrone prima ancora di averle conquistate. Noi chiaramente non ci prestiamo a questi giochetti elettorali, anche perché non è la prima volta che Michele Emiliano li adopera. Anche quando è stato sindaco di Bari ha portato nella sua giunta Franco Albore del centrodestra, che poi successivamente è rientrato nel centrodestra. Quindi abbiamo detto assolutamente no perché non ci prestiamo a questi giochetti. L'assessorato all'ambiente è una cosa molto seria e va inserito in una giunta di cui c'è fiducia totale. Quali sono i temi più importanti della sua campagna elettorale? Allora, prima di tutto il reddito di cittadinanza. Per noi è fondamentale garantirlo come ci chiede l'Europa. È fondamentale garantirlo a livello nazionale, ma se non sarà possibile, noi lo garantiremo a livello regionale. Una sanità pubblica di eccellenza che rispetti la normativa e che quindi decida di aprire o chiudere strutture sulla base di dati territoriali, liste d'attesa e dati epidemiologici, e non con criteri clientelari o mediatici come purtroppo è accaduto finora. L'agricoltura, fondamentale unire l'agricoltura alla ricerca agricola. Avremmo evitato il problema del disseccamento rapido degli ulivi, i nostri agricoltori avrebbero avuto i suggerimenti per poter migliorare la loro produzione agricola e quindi con un piano olivicolo regionale che avrebbe dovuto essere realizzato davvero già dagli anni 70, la Spagna ne ha cambiati 5 dagli anni 70, noi neanche uno. E soprattutto una riconversione economica della Puglia che rinunci all'economia delle industrie pesanti, delle industrie fossili, ma si rivolga al turismo, dove le piccole e medie imprese finalmente possono trovare quelle opportunità di lavoro che cercano. Forza Italia è una. Chi fa veglioncini per i bambini è fuori, nel senso che com'era una prima, è una adesso. La discussione su come vanno costruite le liste, a chi appartiene il simbolo, credo che sia una discussione vuota di chi comprende che senza il simbolo è fuori dalla portata del grande consenso e quindi cerca di mettere il bastone fra le ruote. Schittulli ha fatto un'inversione incomprensibile, tant'è che nel mentre dialogava con me, con noi, rispetto a questa impostazione, di fatto sottoscriveva un accordo con Area Popolare, con il nuovo centrodestra, immaginando di fare, e questa è la prima scorrettezza. La seconda è data dal fatto che l'unico che non lo voleva Schittulli e i colleghi consiglieri regionali baresi, ancora in Forza Italia, parlavano di lui come della peggiore persona in circolazione politicamente, chiaro parlando, e lo osteggiavano in tutti i modi. Se vi ricordate, Fitto non ha dato mai l'ok, a Schittulli, se non quando Berlusconi, in maniera su indicazione di Vitali e di alcuni di noi, non ha forzato la mano. Per cui Schittulli doveva fare il candidato presidente, rimanere fuori dalle diatribe che c'erano all'interno di Forza Italia e
e molto probabilmente oggi sarebbe stato il presidente di tutto. Olivo, ambiente, salute, innovazione. Quattro temi, quattro parole chiave per la Fiera dell'Olivo, in programma alla Fiera del Levante di Bari dal 24 al 26 aprile. Noi abbiamo un grande difetto, noi pugliesi, noi meridionali in genere, siamo convinti che quando una cosa è buona si affermi per il fatto stesso che sia buona. Purtroppo stiamo vedendo che nel mondo questo principio non vale. Una cosa si afferma se viene commercializzata e pubblicizzata nel modo giusto, non perché è buona. Non solo i bambini ma anche le famiglie potranno trovare nel percorso della fiera tanti motivi di interesse e di attività, potranno mettere le mani in pasta e finalmente riuscire a capire e scoprire i segreti di questo prodotto. Potranno portare l'olio che loro consumano a casa, l'olio magari che hanno comperato dal contadino, dal frantoio e lo analizzeremo in diretta e avremo la possibilità di dargli in diretta un giudizio indipendente, tecnico importante sulla qualità del loro prodotto. L'olivo è il simbolo della nostra regione, il sistema olivicolo è talmente importante, se pensiamo che produciamo il 40% dell'olio che si produce in Italia, qui in Puglia, credo che abbiamo tutte le condizioni e tutto il dovere di dover cominciare a mettere in campo un'attività anche fieristica come questa dell'Oasi, per promozionare e informare che il nostro olio è un olio di grandissima qualità. In questo momento anche particolare avevamo l'esigenza anche di raccontare che anche a seguito della xylella il nostro olio non subisce nessun danno dal punto di vista alimentare, ma avevamo anche la necessità di coinvolgere all'interno di questo evento anche tutta l'intera filiera. Abbiamo tutto, abbiamo i numeri, siamo i maggiori produttori di olio d'oliva, ma non solo, perché si stanno, come dire, affermando tutta una serie di altri settori collaterali all'olivo, la cosmesi per dirne una, ma anche un artigianato particolare, anche aspetti di tipo artistico, quindi tutta una serie di elementi per cui noi possiamo raccontare l'olivo veramente in tutti i modi, in tutte le maniere. Finalmente una buona notizia. L'acceleratore lineare di ultima generazione sarà installato all'interno dell'unità operativa di radioterapia del Fazzi entro i tempi previsti. Il manager dell'ASL Gorgoni tranquillizza dunque i cittadini e il sindaco Perrone, il quale nei giorni scorsi aveva invitato a far presto, indirizzando una lettera al governatore pugliese Nichi Vendola, all'assessore regionale al welfare Donato Pentassuglia e allo stesso direttore generale dell'ASL di Lecce Giovanni Gorgoni per sollecitare un cambio di passo sulla vicenda. I lavori dureranno 6 mesi e per rispettare i tempi nell'area patrimonio dell'ASL si sta lavorando all'acquisizione delle autorizzazioni dai vari enti e alla stesura dei progetti e del contratto. Adempimenti, qualcuno ha osservato, che potevano essere fatti prima di fare la gara, invece è stato fatto trascorrere del tempo prezioso che ha rischiato di compromettere l'assegnazione dei 2.700.000 euro che recano la scadenza del 31 ottobre prossimo. Il programma dell'installazione del prodigioso macchinario per la radioterapia di ultima generazione della ditta svedese Elekta partirà all'inizio di giugno e si concluderà nella prima decade di dicembre. I tempi per l'assegnazione dei fondi, viene assicurato, saranno formalmente rispettati. Intanto sono stati formulati e inviati i modelli di richiesta di autorizzazione ai Vigili del Fuoco, al Dipartimento di Prevenzione, all'ARPA, al Comune di Lecce e ad altri enti interessati. L'acceleratore verrà consegnato nei primi giorni di ottobre e verrà installato dopo aver completato i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza. Ci sarà da spostare l'attuale brachiterapia, da realizzare il solaio e le pareti del bunker dopo aver demolito e scavato. Si passerà ai lavori di impiantistica meccanica con l'installazione di un nuovo gruppo frigorifero e la rete di distribuzione dei fluidi e del raffreddamento. Sarà poi la volta degli impianti elettrici e delle verifiche agli impianti. Una rivoluzione è quella nel reparto interrato diretto dal dottor Mario Sant'Antonio, che non inciderà sull'attuale ritmo delle prestazioni. L'attività di radioterapia continuerà comunque senza modifiche.
Lo strumento sanitario all'avanguardia, capace di intervenire su neoplasie estremamente complesse, posizionate in punti talmente critici e delicati da non consentire l'intervento di rimozione con le usuali tecniche operative, sarebbe quindi di fondamentale importanza nel contrasto ai tumori. Spacciava droga in casa e per questo è finito in manette. Si tratta di Francesco Puglisi, 21enne tarantino, già noto alle forze dell'ordine e residente in via Bruno. I militari, nel pomeriggio di martedì scorso, hanno fatto irruzione nell'abitazione del giovane, dopo qualche ora di appostamento, all'esterno dell'immobile. Lì vi hanno trovato Puglisi ed un altro ragazzo di 23 anni, che si sono da subito mostrati particolarmente insofferenti al controllo dei carabinieri. Dopo una perquisizione in casa, gli agenti hanno trovato nel comodino della camera da letto di Puglisi 45 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 220 euro, ritenuti proventi dell'attività illecita. Entrambi i giovani sono stati condotti nella caserma di Viale Virgilio. Puglisi è stato dichiarato in arresto e accompagnato nella sua abitazione, dove dovrà rimanere domiciliari. Il 23enne è stato invece denunciato in stato di libertà per concorso in detenzione e spaccio di droga. Ancora vandalizzazione a Bari. Dopo la Basilica e il Leone della Colonna infame sporcati con lo spray solo qualche mese fa e dopo gli appelli del sindaco De Caro, i teppisti hanno imbrattato la fontana di Piazza Mercantile. Ennesimo episodio di vandalismo che tocca da vicino monumenti o luoghi di interesse storico-civile della città. Arrestati per contrabbando di sigarette ma non più punibili. La prescrizione del reato salva sei individui condannati in primo grado per l'illecito traffico risalente a una decina di anni fa e sgominato dalla Guardia di Finanza. L'organizzazione criminale faceva giungere al porto di Brindisi le sigarette lavorate nell'Europa dell'Est. Ai brindisini Renato De Giorgi, Cosimo Lavino, Claudio Intigletta e Massimo Mastro Giacomo, a Vincenzo Ruggero di Carovigno, a Giovanni Nistri di Fasano, erano state comminate in primo grado pene che variano da un anno e due mesi a tre anni di reclusione. Non finiscono gli scandali nel mondo ecclesiastico. Protagonista questa volta è un ex sacerdote, arrestato dalla polizia postale e dai carabinieri per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di un minore di 14 anni. L'uomo era già stato indagato nel 2012 per diffusione di materiale pedopornografico e ridotto allo stato laicale dal Consiglio Generale della Congregazione, con il quale era stato dispensato dallo stato del sacro celibato e dagli oneri sacerdotali, dopo aver prestato servizio a Catania e a Roma. Gli era stato inoltre imposto il divieto di avvicinarsi ai minori. Nonostante ciò, però, è riuscito ad avvicinare il 14enne attraverso la scuola calcio di Pietra Montecorvino, della quale era socio. In questo contesto ha conosciuto il bambino per poi condurlo presso la sua abitazione, con la scusa di impartirgli lezioni di dopo scuola. Lì si sono consumate le violenze in un arco di tempo che va dall'anno 2013 al novembre 2014. Le successive perquisizioni dei carabinieri nell'abitazione, partite dopo la denuncia dei genitori del minore, hanno fatto luce su uno scenario raccapricciante e hanno permesso di accertare la commissione di gravi crimini contro l'infanzia da parte dell'indagato. Vicoli in festa, una prima edizione. È un evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale, dal sindaco e dal vice sindaco, che ci ha dato molta collaborazione anche nel coinvolgimento delle aziende dell'enogastronomia locali, che sono come devo dire, un forte collante all'interno dell'evento. Come nasce Vicoli in Festa? Serve per presentare questo piccolo borgo antico di Secly, quindi portare il turista ma anche la gente locale a visitare questo borgo in una serie poi di intrattenimenti sia musicali e sia nel far degustare la nostra enogastronomia tipica e soprattutto della città stessa, molto conosciuta per la carne di cavallo, che è la, come devo dire, fa parte proprio della loro economia. La prima manifestazione è stata le Corti a Mezzanotte a Gheratina, dove abbiamo aperto questo bellissimo centro storico e abbiamo visto che è un mix che funziona. Il turista è proprio quello che cerca, cioè vuole visitare il borgo. L'importante è all'interno del borgo dargli quelle che sono le mescolanze dei nostri colori, sapori e intrattenimento. Infatti anche per quello, come dicevo prima, l'intrattenimento musicale è molto fondamentale. Andiamo a prendere più generi musicali, dal nostro folklore con la pizzica, con il jazz, con il blues, con il rock, quindi anche per dare, come devo dire, un repertorio molto ampio, in modo che uno possa scegliere in quale piazza stare, cosa ascoltare e cosa degustare. Per quella sera sarà aperto anche il Palazzo Baronare, che è veramente molto bello, consiglio di visitarlo, dove all'interno ci sarà anche una mostra sull'artigianato. Quindi uniamo anche l'artigianato tipico, che comunque è un forte marcatore del nostro territorio.
Rui dal Sud, festival internazionale di musica contemporanea, nato lo scorso anno per dare spazio alle voci inespresse di ogni sud, si svolgerà dal 27 luglio al 2 agosto a Bari e a Celliem e Sapica. La rassegna è ideata dal docente di musica Mariano Paternoster e dalla flautista argentina Gabriela Mini. L'idea è quella di innovare completamente il mondo dell'accademia e della formazione attraverso una serie di masterclass e workshop nella quale artisti e docenti provenienti da più paesi, paesi partecipanti del festival, possono portare delle loro innovazioni all'interno dell'università. Dal 20 luglio saranno visibili mostre di pittori che partecipano al festival. Rui dal Sud è il tentativo e la ricerca di dare voce al sud e ai sud del mondo. Quindi cercando di bypassare meccanismi complessi di finanziamenti pubblici, eccetera, eccetera, attraverso dei meccanismi fondamentalmente di autofinanziamento. Quindi la grossa sfida è quella di creare un festival internazionale in gran parte autofinanziato. Quest'anno Rui dal Sud porterà in scena il folklore serbo. I posle toga će se održati radionica u kojoj će učesnici moći da praktično primene svoje znanje ili na kompozicija. Ci saranno degli studenti di composizione, i partecipanti potranno anche usufruire della conoscenza dei nuovi repertori musicali, anche della musica colta serba attuali, oltre a dei laboratori proprio etnomusicologici nei quali si tirerà fuori anche il folklore delle danze popolari serbe. La nostra idea è quella di fondere il folklore del Salento con il folklore della Serbia. Što tipično to su ansambli, kao što recimo to Buraški ansambli, Tuvački ansambli. Ono što najspecifičnije to su odnosi po tome lokalne tradicije. Ci sono alcuni gruppi, tipo i gruppi dei tamburiashi, che si usano come sono delle specie di chitarre particolari, questo spesso sulle coste si usa, ma ciò che è veramente caratteristico sono gli ensemble vocali, quelli che noi spesso abbiamo sentito dei misteri delle voci bulgare, eccetera, eccetera, quelli sono, è la caratteristica anche più interessante del folklore serbo, poco conosciuto in generale del folklore balcanico, e perché utilizzano spesso anche scale non temperate, nello specifico, magari per chi non ne ha detto ai lavori, scale che non, diciamo, dei sistemi musicali che possono sembrare stonati, in realtà appartengono proprio ad una particolare tradizione musicale. Dopo l'enorme successo ottenuto con il primo appuntamento del Festival Tugli Incontra 2015, che ha visto la presentazione del libro di Alberto Angela I Tre Giorni del Vesuvio, ecco il secondo appuntamento tenutosi a Tuglie presso il centro polifunzionale di Corso Cesare Vergine. Il Festival Nazionale del Libro, ideato e organizzato dal giornalista Giampiero Pisanello, ha visto la straordinaria partecipazione di Roberto Vecchioni, attualmente riconosciuto come uno dei padri storici della canzone d'autore in Italia. Il maestro Vecchioni ha presentato il suo nuovo libro edito da Einaudi dal titolo Il Mercante di Luce. A moderare l'incontro è stato il giornalista del TG3 Puglia Gianluca Lovagnini. Vecchioni, dopo essere stato per tanti anni professore di greco e latino, attualmente docente di forme di poesia e musica presso l'Università di Pavia. Nel 2011 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami Ancora Amore. Celebri ed immortali sono anche Luci a San Siro del 1971, l'incredibile cavalcata di San Marcanda del 1977, Voglio una donna del 1992 e Sogna ragazzo sogna del 1999. Ma il secondo appuntamento dedicato alle anteprime di Tuglie Incontra 2015 è stato interessante scoprire il Vecchioni scrittore. Il Mercante di Luce mette in scena delle parole febbrili che un padre rivolge al figlio per dirgli, prima che sia troppo tardi, quello che passa e quello che resta di un uomo. E per dirglielo nel modo che sente più suo, viaggia con lui tra i versi dei lirici e dei tragici greci, che da sempre illuminano ogni cosa, perché è lì, in Grecia, che tutto ha avuto inizio. Dunque si tratta di un romanzo impetuoso e poetico sull'amore per i libri e per la vita. È l'amore per la vita, fondamentalmente, perché i classici a me hanno insegnato la vita, e credo che un sacco da lui, un sacco di ragazzi hanno insegnato, perché tutto quello che è raccontato nella lirica e nella tragedia greca e poi è anche la struttura elementare di tutta la letteratura di qualsiasi paese, a Shakespeare, a Cervantes, a Tolstoi.
è tutto lì, la base è tutta lì, ed è la medicina più grande per potersi difendere dai mali del mondo. Questi progetti editoriali per il futuro, maestro? Allora, cosa facciamo? Facciamo un po' di... Prima di tutto, a parte il fatto che sono anche abbastanza stanco, sono anche studio forse 82 anni, non è che avrei voglia di fare tante cose. Però sicuramente tutta una progressiva, quella la farò con il gruppo e tutto quanto. A marzo uscirò con un altro romanzo per l'Einaudi e intanto sto preparando per la Bompiani tutte le mie poesie dall'inizio alla fine, che sono 300-400, che è un inedito particolare. Altro che squadra rilassata contro il Lecce, il Martina Franca ha perso per 3-1 il recupero della 32esima giornata contro la Casertana e dopodomani cercherà contro i giallorossi i punti necessari per la salvezza. Risultato scomodo quello di ieri per i leccesi, anche perché sono stati scavalcati in classifica dai campani. 62 punti per i casertani, 60 per la truppa di Bollini, che potrà evitare il fallimento di una stagione in soli 270 minuti. Sabato a Martina Franca, poi in casa l'Ischia Isola Verde, poi la trasferta alla Mezzia Terme in Calabria, regione in cui il Lecce ha rimediato sonore figuracce. Non basterà però vincere le tre sfide, occorreranno i passi falsi di Matera e Casertana per accedere al quarto posto, quello che consente di giocarsi ai play-off la promozione in Serie B. Sabato sarà ancora assente Moscardelli, che sconta l'ultimo dei quattro turni di squalifica. Fermo per infortunio Salvi, bisognerà verificare le condizioni del terzino sinistro Lopez. In dubbio per Martina Franca anche il centrocampista Mariano Bogliasino.